Vado qui, si l'abbarco. Dottor Fries? Ciao, chiamo Spring, Ali. Lei che è un esperto di Dublino, dove si va stamane? Allora, l'idea iniziale è, conoscendo diciamo, la fama di podisti di questa gente, prendere un taxi o un autobus e andarci prima a St. James Street, allo store della Guinness, diciamo, a visitare il Papa. Dopodiché, al ritorno qua, allungare un pochetto, passare però con Connell, Grafton Street, certamente, e tornare qua. Mi sembra. Capito? Che è dopo mangiato, quindi i signori sono più appesantiti, ci hanno piacere a fare una bella camminata di 7-8 miglia quadrate, diciamo, e che è una cosa di. Io non ci sono, ci faccio. Mamma, ho freddo. Ha preso pure il cicone. Dottor Fries, lei che è un esperto di pub irlandesi, come vede questa prima colazione, proprio prima in assoluto? Veramente noi come prima colazione ci dobbiamo sbangare direttamente un hamburger per accompagnare la birra, che la birra va sempre accompagnata. Purtroppo sembra che fino a mezzogiorno qua hanno lo stomaco delicato, non se li servono. Quindi a questo punto sbiamo due ova strapazzate con la cosa. Dario qua. Dottor Fries, lei che è un esperto di metodo Montessori, ci può dire qualche consonante? Quella bagaccia della Montessori. Consonante? Di cui sappiamo delle mille lire quando. Esatto. Non è nessun bassù. Abbiamo anche araba, credo che fa bassù. Grandissima, ma allora sei preparatissima. Dottor Fries, lei che è un esperto di Guinness, come ha trovato questo tour oggi? Diciamo, il locale non è cambiato. No. Il gravity è sempre più nel tipo come nuovo. È vero. E solamente che abbiamo cercato utilmente un portachiavi per una divina con la goccia della Guinness. Lei insiste che c'è. Noi abbiamo girato sia qui, che lo store originale, che a Dublino, un altro store, non si trova. Oltretutto insiste nel dire che è grande. Ce la prendiamo. Dottor Fries, lei che è un esperto di storia di Santi, ci può raccontare qual è la storia vera di San Patrizio? San Patrizio, vescovo cattolico, ha evangelizzato su ordine espresso del Papa tutta l'Irlanda. Infatti si pensa, si debba lui il fatto che in Irlanda le serpi non ci sono. Capito? Le ha scacciate tutto lui. Invece in Italia abbiamo le serpi in seno. Quale motivo? Dottor Fries, lei che è un esperto di viaggi in treno sulle linee irlandesi, Dubliner, come vede questo viaggio oggi verso Bray? Guardi, non lo so, il tempo minaccia un po' di oggi. Meno male che a Bray qualche pub ci sta. Diciamo, ci possiamo riparare. Direttamente in stazione ci sta già il pub, quindi la stitica. Mi spiace. Dottor Fries, lei che è un esperto di stampa sportiva inglese, ha da ridire sugli articoli pubblicati sull'Independent di oggi? Poi dicono outbeat France, come battere la Francia, fermare Bastaro e Giosioni, due centri dalle incursioni. E questo compito affidato ai due centri inglesi, Ricky Frutti e Mike Tindall. Mike Tindall, ci hanno ritirato pure la patente per quando era casa. Sarà pure forte, cioè fisicamente forte, ma non è né buono, non c'è, ci manca la parte sicura del corpo. Domani sera facciamo un update a fine partita, c'è un'analisi del post partita. All right. Grazie, dottor Fries.